Mentre invece Daniele dice che effettivamente hanno cercato di ucciderlo e stava cercando di scappare poiché aveva saputo che qualcuno nella scuola stava cercando di prendersi la sua testa e la testa di Rosa. E Rico dice che voi due gli avete cercato di, insieme a lui, avete cercato Daniele e Rosa del lago e che volevate la sua testa. Quindi in realtà tutti vi accusano di aver cercato di uccidere. Ci sbavagliano o no? No. Possiamo parlare. Cazzo. Okay. E allora continuo a parlare fino a quando non possiamo fare qualcosa, perché sennò... Ok. Perché in questo momento il mio personaggio ha questa faccia. Noi non possiamo ribattere. Esatto. No, non potete non dire possiamo nulla. Cazzo, è un processo di... È un processo alle streghe. È un processo di Phoenix Wright, che sì. Sei colpevole fino a prova contraria. Sì, e non ti fanno parlare. No, in pratica quindi... adesso stanno spiegando alla preside come mai sono venuti a rompere il cazzo alla preside. Speriamo che la preside sia intelligente. Perché altrimenti il rispetto cala a zero. Per la scuola. E in realtà voi forse lo sapete anche, però per richiedere un colloquio con la preside è necessario per forza che ci siano almeno due insegnanti insieme. Io sicuramente lo sapevo, sì. Sì, probabilmente lo sapete. E poca gente va a rompere il cazzo alla preside. E in questo caso ci sono sia Sniper sia Maxime, per questo che ha accettato di fare questo processo qui. E anche perché a quanto pare stanno morendo un sacco di persone. E viene portato anche il cadavere di Perosa, viene fatto vedere... Io rido mentre sono imbavagliato. Viene fatto vedere il cadavere e viene fatto vedere anche la spada del Chosen. Sì. E quindi si dice che... Sì, e guardano il Chosen e pensano che sia stato il Chosen a, a fare a pezzi il corpo e scrivere qualcosa sul suo cadavere. O vaffanculo il serbo per loro. La preside li guarda e dice... Ma da quando in qua? Sarebbe bellissimo se avessi la cosa di diventare fumo, perché tipo dopo tutte le accuse farei tipo passo attraverso, abbiamo finito con queste stronzate. No, perché ero un po' stufo di star seduto, però continuiamo. E se lo provi a fare probabilmente verresti messo in riga dalla preside. Lo so, ma sarebbe troppo divertente. Che diceva, non ho alcuna intenzione è uno dei miei sogni nascosti. È praticamente quando Luke il Trident visita gli altri pianeti, che tipo l'Inquisizione lo incatena e tutto il resto lo processa per magia stregone eccetera, sta lì e poi dice scusate ma ora me ne devo andare, si alza spaccando tutto e vola via attraverso il muro, cose così. Purtroppo però non sei lo Luke so, il Trident. Purtroppo non sono l'essere più uno dei più potenti. Tipo Ego, vai negli altri pianeti e infatti io non ho fatto esseri molto potenti in questa campagna. Ed è il tuo più grande errore. Il tuo universo verrà fagocitato. Noi vinceremo. Di sicuro non ci sono persone così tanto forti come nel tuo universo. A me piace farti overpower. Si è notato. Si è notato in molti casi. Non si era capito. Sono overpower ma c'è sempre un modo per batterli. Certo. Vediamo poi quando giocheremo a Flashcape. Non sono serio. Sì, no, mi fido. Aspetta, ci sono anche in Flashcape. Tu non hai idea di che mostri ha fatto lui su Flashcape. E grazie a Dio non ho più idea neanch'io. Beh, il più forte che ho creato si chiama Angelo Carneo. Merda. Sono tipo gli angeli di Dark Souls 3. Quelli del DLC. Ah, quelli di carne. Quelli che volano, che però non devi uccidere loro. Diciamo uccidere... che ho pensato a loro quando sono saltati fuori quei numeri. È una minaccia di livello 5. Come Arrakis. Per dargli l'idea. Sì. Comunque, continuano con le loro stronzate, la preside sta per... Sì, la preside riguarda e dice com'è possibile che tre studenti l'abbiano fatta franca per... Nice fucking question! per così tanto tempo. E in realtà Maxim interviene e dice guarda, è successo tutto abbastanza in fretta, nell'arco di 2 giorni hanno ucciso tutte queste persone. Io sono incapace, questo è il problema! La preside entra al caso, guarda Yumi, poiché Yumi Drake, Drake Yumi, poiché è quello che è più interessato alla faccenda, poiché sono morti le sue due spalle, due vice capo della... Senza volerlo. Due vice capi della Yakuza, e dice, se questi tre sono colpevoli, Yuki, Drake puoi farne quello che vuoi, li affido a te. E dopo di che si non ci hanno chiesto niente, non ci hanno chiesto un cazzo. Cioè, no, dice chiaramente a Yumi sbarazzatene.
Ok, so come fare per fermarlo. E poi ipnotizziamolo. Non possiamo, siamo imbavagliati. Yumi vi guarda e... Se solo ci chiedesse qualcosa, magari. Aspetta. Yumi vi guarda, chiama altri due ragazzi che vengono a prendervi e insieme a quei due vi porta via. E in realtà Maxim vi guarda andare via, però non sembra molto soddisfatto Maxim. E mentre se ne sta andando via sentite Yumi dire: dopo voglio sentire la vera verità, la vera versione dei fatti. E caccia se la sentirai. E io faccio tipo venite messi, venite portati al di fuori della scuola e messi in una limousine blindata. E siamo ancora legati e imbavagliati. Sì, siete ancora legati e imbavagliati, decisamente. Non si fida abbastanza da lasciarvi fa liberi benissimo. Nella sua... Cioè, non lo ucciderei, ma potrei. No, tu sei decisamente uscito fuori dal tuo oscuro. Vedere la preside ti ha terrorizzato. No, perché in realtà finora nessuno mi ha ancora detto niente, quindi io sono ancora nel mio sé oscuro. Io non ho avuto modo di... Ascolta, ah, esci dal tuo sé oscuro quando vieni rimesso al tuo posto da qualcuno più potente di te. Okay, non mi hanno, nessuno mi ha ancora potuto rimettere al mio posto, perché mi ha ancora fatto niente. Va bene, ma non mi ricordavo come funzionava. Io non ho fatto niente. Cioè, Jake è un vampiro. No. Cioè, vedi, il fatto è che potrebbe anche essere... potresti anche aver ragione, ma il fatto è che la preside non ha detto niente. No, avevo capito male la tua skill. Cioè, non me la ricordavo, in realtà. La mia è la più difficile da uscire, praticamente. Sì, non è un problema. Perché, tipo, se Luke il Trident esce fuori di testa nella mia, ci sono due persone che potrebbero... Grazie al cazzo, Luke il Trident. Esatto. Si spera che non diventi mai nel suo oscuro. Chi cazzo lo fa diventare nel suo oscuro? Blu. Tanto c'è Blu a fare... Se foste arrivati al combattimento, lui sarebbe entrato nel suo oscuro e Blu l'avrebbe fatto uscire. Beh, allora non è un problema. L'unico che può farlo entrare è anche l'unico che può farlo uscire. Esatto. Perché io ci penso ai miei overpower. Cos'è che avevi fatto? Cos'è che avevi chiesto Zippo? No, mi ho chiesto se Drake è un vampiro. Ah, no, sapete che è bello. Sapete, è molto bello, ha un carisma tutto suo. Ah, fantastico. È un vampiro anche lui, ok. Si è capito da lì, appena hai detto che è bello, bello. Beh, ma ci sono altre razze belle, cazzo. Ci sono gli umani, hai ragione, però non mi sembrava molto tipo umano. Venite portati in un'altra struttura. E inoltre hai dovuto controllare se sua sorella era stata morsa da un vampiro in precedenza. Quindi è un piccolo indizio anche su quello. Venite portati in un'altra struttura, che in realtà non è una struttura, ma è una villa. La villa Yumi. Venite fatti entrare da un passaggio sotterraneo. E una volta nella villa venite scortati davanti a un altro gruppo di persone. La Yakuza. Sì. Abbastanza grosso. Di comunque vedete... Aiki è rimasta con loro, giusto? Non è con no, loro. No. Con voi è venuto soltanto Drake. E altri due tizi, sì. No, e sì, due tizi che erano gli altri due che erano sopravvissuti dei tre capi. Dei tre capi della Yakuza. Volete sapere anche i nomi? No. Ok. Non, se non lo dicono non ha senso. Beh, semplicemente quando Drake li ha chiamati, ha chiamato Ken, Takanawa, venite. Okay. E vi hanno portato io. Okay. È giapponese comunque, Takanawa sì. Ci sta. No, è che per un attimo ho pensato fosse quello di Godzilla. Però quello è Ken Watanabe. Lasciateli combattere. Vabbè, così me lo segno. E c'è anche nel sequel quel tizio. Watanabe preoccupato. Esatto, Watanabe preoccupato. E venite portati in quest'altra stanza. Ci sono un po' di persone che conoscete, in effetti. Molti volti amici e un po' meno. Oh, cazzo. Vedete il bidello e la capocuoca della scuola. Che era sbocca. Tuttavia c'è qualcun altro che vedete. Vabbè, c'è il bidello Maria. E la capocuoca. Oh, Maria! Che te li rifilo. Oh, c'è Maria. Cosa ci fa Maria qua? Che cazzo ci fa qua? C'è Maria e anche la madre di Emma. La madre? Si chiama Eileen. Di Eileen, che però non so, non so come si chiama tua madre. Nessuno ha. Non ci avevamo mai inventarlo. Puoi scegliere uno. Ok, dopo te lo dico. Ci ha messo mezz'ora a inventare il suo, per favore. Scegli uno a caso da internet. Va bene. Francesca. No, come si chiamava la tizia di Atlantis, la ragazza blu? Emma, no. Che domanda specifica. Se non vai a vedere su YouTube, su internet. Claire, Margherita. Va bene. Margherita, va bene, Margherita. Davvero? Sì, perché no? Perché non è italiano il personaggio. Ah, davvero? È inglese.
Chiamala Claire, Suzy. Va benissimo. Claire va benissimo. Ah, va bene.